Ministro, questa pandemia ha dimostrato anche che c'è una sofferenza aggiuntiva dei ragazzi. Una sofferenza aggiuntiva vissuta spesso nella solitudine e nell'isolamento, nonostante dobbiamo riconoscere lo sforzo straordinario che ha fatto la scuola, gli insegnanti per stare loro accanto, le famiglie. Ecco, però adesso è venuto il momento di ripartire riaprendo quegli spazi, quei luoghi di protagonismo, di educazione. Partiamo quest'estate con i centri estivi, con le attività all'aria aperta, ma partiamo con un grande progetto educativo rappresentato dal Quinto Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che per la prima volta mette al centro i ragazzi, li ha coinvolti, lo abbiamo coprogettato con loro. Oggi abbiamo parlato di una faticosa esperienza, di una esperienza di malattia che però si è amplificata purtroppo nel periodo della pandemia, quella dei disturbi alimentari, dell'anoressia, della bulimia, che si affiancano però a quelle altre forme di autolesionismo, di isolamento, di depressione. Ecco, a questa generazione noi dobbiamo restituire spazi, luoghi per avere una prospettiva davanti a sé, dobbiamo restituire il senso di una speranza possibile. Per fare questo è importante che tutto il paese si allei, a partire dalle istituzioni. È importante oggi essere stati qui, consiglieri regionali, il Parlamento, la ministra Gelmini che coordina il lavoro delle regioni, è importante il lavoro della rete dei professionisti, la costruzione di rete di comunità, è importante e straordinaria la testimonianza, il vissuto, l'esperienza di un artista come Ambra Angiolini che ha offerto la sua storia per restituire questa concretezza di speranza. Grazie.